No, Allora, ascolta, Cuba Studio, c'è un amico mio che è un tricologo, no? Prima di venire a Pietralata, passa dai tricologi, fatta a far mettere qualche solletta ai capelli, che è meglio. Non ti preoccupare, sono bello stesso, sono bello mio. Pietralata pelato, fa la figuraccia però. Non ti preoccupare, che i capelli ce l'ho, bello mio, vai tranquillo, non ti preoccupare. No, io c'ho un amichetto mio che è tricologo, abita a Milano, se vuoi ti do il numero, si chiama Alessandro. Non ti preoccupare, che io sto in Ancona, vai tranquillo che non c'ho bisogno comunque, senti questo, perché se c'ho bello così. Non ti preoccupare. Vabbè, senti. Come vuoi? Voglio dire una cosa con te. Una persona di strada che è veramente vissuta. Allora, tu l'hai... Io mi sono un po' informato. Ma tu la strada l'hai vissuta o hai fatto finta di viverla? Fammi capire. Io ho insegnato la gente a sta per strada, vedo lì. Allora, ricordami una cosa. Un uomo di strada che è cresciuto veramente in mezzo alla strada, perché io la mia famiglia le persone a sta per strada, ma sai che allora non l'hanno insegnato bene. Allora scusami se te lo dico, ma lo sai perché? Sa che te sei informato male, una persona che è nata in mezzo alla strada e si è fatto in carcere come tu dici di averti fatto, io ti dico una cosa, tu infamamente non lo dici, infamamente non lo dici, infamamente no, perché sono incazzato. Ma tu mi hai detto che non me lo dici, ma in demandi, Brasile. Il soggetto, sai, trovate il soggetto giusto. Vai, va. Questo è un attimo. Non fare con l'altro che viene alle 5 di mattina. Oh! Non vieni alle 5 di mattina, ti fai la foto e te ne vai. Da Gero, che vende le robe da rock. Un scestato da Perciccio. Ah, io per Perciccio non ci sono con la Gero. No, fino a ieri stavano a parlare male di me. E un altro... Ma guarda, almeno un buon nomina che amico tuo. Si vende l'acqua a tutto tarocco, ma dai. Io sono Mediccio. Io tarocco. Un Mempiccio, io sono Mediccio. Non ti preoccupare. Amico mio. Io ricordati una cosa, presente, la vita mia ho sempre comunque si è mantenuto la parola. E la parola per me ha un significato molto importante. Ma poi ha detto che era... Però. Soprattutto il rispetto, quello che non conosci tu, perché io rispetto, l'ho sempre portato a tutti, certo. Perché da momento in cui tu, amico mio, ascoltami un attimo, dimmi. Hai detto questa cosa proprio da presuntuoso, proprio perché a Roma non può venire da qualsiasi parte d'Italia. Sì, io vengo da Ancona, possono dire a me vengo a Roma che è casa mia, fratelli. Io faccio il bello e il cattivo tempo a Roma, perciò sei stato molto presuntuoso. Ma cosa stai dicendo? Dicono che sei la colonna portante di Roma, ma te... Ma tu da me che vuoi? Che vuoi? Devi chiedere scusa. Perché ricordati, chi sbaglia con me devi chiedere scusa. Se là c'ho una scatola di Cirio, pelati, che mi sono mangiati prima che la pasta. Fratelli, allora ascolta, poi ti faccio il quadruccio. Tu prima di venire a Roma, chiami un amico mio tricologo. Basta mettere una bella pezza. Ma non c'è bisogno. Allora, ti posso dire una cosa? Non ho bisogno di quello, ma lo sai perché? Perché sono bello già così, piaccio già così, non c'ho bisogno. Bellissimo. E non c'ho né labbra di Brasile, nella vita ci vuole un pochettino di umiltà, un po' di sincerità. Io ce l'ho, fratelli. Metro quadro, ci avrò quattro sacchi. In questo metro quadro. Quattro sacchi addosso, ma come faccio a essere utile? Brasile, aspetta un attimo, guarda. Ti faccio vedere una cosa, visto e considerato che te con la ragionamente, vedi questo? Questo è vero però. Sì, ma aspetta, amici. Oh, io sono stagione che costa un nuovo orologio, fratelli, sta lava il cesso. Ma lavate ciccia con qui infame. Io non sono stato mai per ciccia con Angelo. Mai, ma non sai perché. Ma che te domande è che l'ultima volta che ci siamo chiariti è stata una diretta. Ci siamo chiariti. Poi come voi sapete, ha fatto come lo stai facendo tu. Allora guarda, famo così. Io ti do 1000 euro per venire. Io ti do 1000 euro per incitarti a venire. Almeno tu vieni sicuro. Però ti do un consiglio, vieni con il treno. Ma tu pensi, la macchina. Brasile, ma tu pensi di comprare a me con 1000 euro? No, io non ti voglio comprare, ti voglio incentivare. Qui che da venire a Roma. Anche se nella vita, quando ero piccolo, l'ho fatta la fame, perché io ho trovato... Sei ammonito.